Buon pomeriggio, ben ritrovati dopo la pausa estiva. Il film di cui parliamo oggi è Taxi Teheran di Jafar Panahi. Jafar Panahi è un regista iraniano che non ha il permesso di distribuire i propri film nel proprio paese perché è stato giudicato dalla Corte di Giustizia iraniana e i suoi film sono stati giudicati appunto indistribuibili, perché non rispettano le regole islamiche che nel paese vigono per accettare che un film possa essere distribuito. Questa condanna è a 20 anni. Naturalmente Panahi è un artista ed è una personalità che non si arrende facilmente, ma che soprattutto sa cogliere con una certa ironia come dire, l'inanità di questo genere di censure. E allora si inventa questo film, che non è un film propriamente, è una sorta di docufilm. Il film documenta che lui, alla guida di un taxi, raccoglie in città, varie persone che salgono e scendono da questo taxi e che sono l'occasione per Panahi per raccontare la società iraniana, raccontare, lo stile di vita delle persone e il modo in cui non solo lui, facendo questo film, ma quasi tutti coloro che lui raccoglie violano le regole della Sharia. C'è una scena che rende molto bene quest'idea, è che è quella per cui quando il tassista lui stesso raccoglie e porta con sé la nipotina ha come compito la nipotina ha 10 anni, ha come compito di girare un corto. E deve rispettare le regole della Sharia, e fra queste regole ci sono varie cose, fra cui, per esempio, appunto, che non bisogna rappresentare i personaggi buoni come senza barba e con la cravatta. I personaggi buoni devono avere i nomi dei profeti, devono portare la barba e non portare la cravatta. I film devono rappresentare le donne sempre velate, naturalmente, e senza mai alcun contatto fra uomo e donna. E poi c'è una regola che la bambina non capisce. I film non devono rappresentare con sordido realismo ciò che raccontano. E la bambina giustamente chiede: che cos'è il sordido realismo? Ecco, noi lo conosciamo bene questo sordido realismo. È quel realismo che ha fatto, per esempio, la fortuna del neorealismo italiano. Quando per esempio, i padri poveri si trovano ridotti a rubare biciclette per poter andare al lavoro e guadagnare quel poco che consente di mantenere la famiglia. Sono le scene in cui, se c'è appunto una situazione disdicevole, come appunto un furto o una di lite familiare o qualche cos'altro, questo è realismo se lo si racconta, ma è colpevole se queste cose non si devono raccontare. Tutto il film di Panahi in realtà racconta questo tipo di vicende. Una delle più belle è proprio, vede ancora la bambina come protagonista, la nipotina. Lei girando questo corto vede un ragazzino che, seguendo una coppia di sposi, raccoglie dei soldi che erano caduti dalla tasca dello sposo, fa finta di niente e li porta via. Lei lo vede, lo filma e gli dice: restituiscili, perché se tu non li restituisci, io avrò filmato una scena disdicevole e il mio film non sarà distribuibile. Deve naturalmente convincerlo, lui gli dice: a me non importa nulla del tuo film, io ho bisogno di soldi, devo vivere e quindi mi tengo questi soldi che sono caduti per caso, li ho trovati per strada. Lei riesce a convincerlo, lui cerca in qualche modo di restituirli, ma non è molto convinto, lo fa goffamente e non riesce a restituirli. Risultato: il filmino della bambina non sarà distribuibile, non potrà presentarlo a scuola. Ecco, c'è una serie di situazioni in cui questa censura in realtà è un vincolo che scioccamente cerca di impedire scene come questa, cioè la raffigurazione della realtà senza infingimenti, che ha un lato comico, ha un lato ironico, ha un lato triste, cioè la situazione di povertà, perché non si deve documentare? Così come perché non documentare un'altra scena del film, quella per cui raccogliendo un ferito in compagnia della moglie, il tassista si trova in una situazione in cui il ferito disperatamente cerca di dettare al telefonino con un video le proprie ultime volontà, perché se non dice questo, cioè se non dice che tutti i suoi averi dovranno andare alla moglie, la moglie non riceverà alcunché in eredità, tutto andrà ai fratelli in quanto maschi, ai fratelli del marito naturalmente, in quanto maschi, le donne non hanno alcun diritto di ereditare dal marito. E così via, altre scene in cui un rapinatore confesso in realtà dice: io impiccherei tutti i rapinatori, come in realtà è accaduto per un piccolo furto in un supermercato pochi giorni prima nella stessa Teheran. Allora, Panahi ha il merito di raccontare queste storie con una sottile ironia, lasciandosi coinvolgere anche un po' dalle vicende. Lui stesso diventa come se fosse un trafficante di DVD di film americani e
però appunto dimostrare che si può aggirare questo divieto in mille modi e che l'arte riceve stimoli da questo tipo di divieto, così come accade con il codice Hays negli Stati Uniti negli anni 40, anche lì si trovò sempre il modo di aggirare la cosa. Insomma, in finale, un film molto illuminista che è molto interessante che provenga da una città come Teheran e da un paese come l'Iran. Vi consiglio quindi di andarlo a vedere. Arrivederci alla prossima settimana.